Presidente Luciano D'Alfonso. Intanto grazie per questa bella presenza. So che i vigili del fuoco sono, come si dice con linguaggio militare, a riposo, ma per noi la soglia della espressività, della partecipazione è la preoccupazione dei vigili del fuoco, Matteo. Quando cominciano, diciamo, ad avere uno sguardo impensierito, allora significa che c'è la partecipazione che merita, oltre che la personalità, il tema che abbiamo messo all'ordine del giorno. Matteo, tu oggi hai conosciuto il porto turistico, che è il luogo dove almeno Pescara, ma forse non solo Pescara, cerca di presentare il meglio di sé e anche la più parte di sé. Poi hai conosciuto Spoltore, che è una cittadina ambiziosa, che ha scommesso senza perdere tempo sull'edilizia scolastica, non quella che fa sorridere i progettisti e le imprese, quella che non si completa e che non si inaugura, ma quella che serve la comunità degli studenti e degli insegnanti. E oggi abbiamo potuto inaugurare. Inaugurare significa fare augurio di vita e di servizio. Quell'edificio è così. Poi ti abbiamo portato qui all'Aurum. In questo luogo sono stati concepiti pensieri, affetti, legami, sono stati dati anche baci tra i più grandi di quella che è stata la comunità dell'Abruzzo, la comunità anche della dimensione artistica di questa città, della città di Chieti, che ha qui il sindaco, il presidente della provincia. Qui è venuto tante volte a dire, a pensare e a fare un grande uomo come Gabriele D'Annunzio, ma non solo lui. Quindi qui c'è una parte importante delle ambizioni, dell'innalzamento fino alle altezze della bellezza. Una bellezza intesa, come ci ricorda l'arcivescovo che abbiamo salutato prima, Bruno Forte, che non è l'uguaglianza alla perfezione, ma è l'esprimere il più alto significato possibile. Ecco, noi ti abbiamo portato qui, dove è possibile coltivare il più alto significato possibile per la storia, per le cose dette, per gli affetti manifestati, per dirti qual è l'agenda delle ambizioni di questa regione. Abbiamo firmato io e te, entrambi rappresentando la personalità giuridica della regione e del governo del paese. Mi fa piacere che qui siano in prima fila degli straordinari servitori dello Stato con una reale cultura delle garanzie, ma anche del rigore e dell'ordinamento. Sono magistrati della Repubblica Italiana in servizio in Abruzzo. Ed è importante che si stabilisca anche questa tradizione, anche in Abruzzo. Saluto i magistrati presenti, i prefetti, le figure delle forze dell'ordine, il mondo che a vario titolo è convocato dal dovere pubblico, che è venuto qui, i sindaci, Matteo. Quante volte noi abbiamo sentito dire in ambienti diversi che non si può fare di più assumendo la responsabilità se non si è fatto il sindaco. In Germania è una regola, Luigi Sturzo ce lo diceva, ce l'ho lasciato detto. Ce l'ho lasciato come testimonianza, grazie ai sindaci. Molti sindaci qui sono i sindaci che hanno il dolore nelle loro terre, nei loro territori, in ragione o di mancanza di opportunità, di parità, o in assenza di tranquillità circa la resistenza sismica, o perché sono stati interessati dalle scosse ultime. C'è alla mia destra il sindaco di Civitella del Tronto, che tu hai salutato, ma abbiamo salutato il sindaco di Torricella Sicura, abbiamo salutato il sindaco di Crognaleto, il sindaco di Cortino, abbiamo salutato i sindaci che già stanno nel cratere del terremoto del 24 di agosto e i sindaci che entreranno nel nuovo cratere del 30 di ottobre, che ha terremotato anche questa regione. Per questo intanto ti dico un grande grazie. Abbiamo firmato quell'accordo che adesso è procedura. Oggi ti diciamo, secondo l'impegno preso, abbiamo procedimentalizzato. Oggi sono stati firmati 77 convenzioni attuative sulla base dell'ingresso della contabilità della Regione, della delibera CIPE dell'agosto, che ha stabilito e ripartito le risorse a copertura. Da questo momento in poi noi dobbiamo dare luogo a quello che il diritto chiama la scelta del contraente. Che atteggiamento si assume? Quello della nettezza, della certezza, dell'assunzione di responsabilità, non quello della mail, purché sia,
che sposta la cosa da fare, che rinvia, che magari fa triangolo con altre amministrazioni, perché così noi saremmo quelli del Novecento, quelli che le cose le dicevano, che i progetti li facevano, che impiegavano decenni, che i soldi li assegnavano ma non vedevano la luce del risultato. Noi dobbiamo fare in modo che ci sia quel grande elemento valoriale che è la velocità, che poi è l'altra faccia della medaglia che è la realizzatività, che poi è l'altra faccia ancora della dimensione della responsabilità. Quali sono gli interventi calati all'interno di questo master plan? Interventi concepiti a coccia o interventi concepiti a ragione? Interventi concepiti a ragione, ascoltando, memorizzando le priorità, le urgenze, i bisogni, le latitanze del passato. Questa è una regione che è fatta d'acqua, Matteo, è la terza regione italiana piena di acqua. La prima è quella di Deborah Serracchiani. La terza è la nostra, la seconda stanno facendo una competizione per stabilire qual è, forse l'Umbria, forse, non lo so, comunque la terza è l'Abruzzo. Noi valiamo per Enel 2,5 miliardi di euro di utilizzo idroelettrico della nostra potenza d'acqua. Abbiamo il più grande parco dell'Abruzzo che è l'Adriatico, abbiamo una qualità e quantità di fiumi formidabili, però c'è l'inquinamento. E perché c'è l'inquinamento? Perché i depuratori non funzionano, non sono connessi e non sono completi. È chiaro che andava colta questa occasione per mettere a segno inefficienza, in salute di funzionamento, e ci sta. E l'abbiamo dato ad un soggetto giuridico che si fa carico di portarcelo a termine. Le Ombroni, per grande parte, per quanto riguarda il ciclo delle acque industriali, e poi i soggetti gestori del ciclo idrico, ma con una vigilanza dei comuni, come se fosse proprietà privata. Qual è il valore di questi soldi pubblici che vengono dall'erario e da una capacità di discutere competitivamente con Bruxelles, che non sono ripetibili? Non sono ripetibili all'infinito. Allora vi dovete costituire collegio esigente, giudicante, non collegio pregiudicante, collegio esigente, giudicante. L'appalto si fa con la ristrettezza dei tempi consentiti dall'ordinamento, pretendendo che accada la cosa, che è il funzionamento del depuratore. Il secondo grande obiettivo, i porti abruzzesi, che erano sconnessi con le altre dimensioni della mobilità. Tutte le opportunità di mobilità devono portare al porto il ferro e la gomma, e poi si combinano con l'acqua. Adesso è possibile con le risorse procedimentalizzate, e anche di qui abbiamo trovato il soggetto gestore con un tempo e con una descrittività progettuale. Ortona, Pescara e Vasto. Ma ragazzi, signori, cittadini intervenuti, sindaci, ma dovevamo aspettare 40 anni per trovare i soldi per la diga di Chiauci? 40 anni. Qui ci sono imprenditori, diciamo, dell'altra volta, per fortuna che ci sono adesso, generando ancora lavoro, e sanno che sono 40 anni che la diga di Chiauci era attesa per il completamento. In passato litigavano Abruzzo e Molise. Matteo, ci siamo messi d'accordo guardandoci negli occhi. Il punto non era chi appaltava o chi nominava il collaudatore o il direttore dei lavori o il progettista. Il punto è stato che si faccia. Io ho detto, lo vuoi fare tu? Fallo tu. Purché si faccia. C'è il progetto esecutivo e adesso procediamo all'appalto. I lavori per quanto riguarda il potenziamento idrico della Marsica. Matteo, quasi una condanna di Zeus. La Marsica piena d'acqua, viene prosciugato il fucino, si ritrova senza acqua. Hanno balbettato inchiostro 10 anni fa, 12 anni fa, 8 anni fa, che una delibera CIPE avrebbe prenotato l'ipotesi della priorità per i soldi per l'acqua della Marsica. Noi ci abbiamo messo, tu, la Regione, ci abbiamo messo 50 milioni di euro per ricominciare a ritrovare l'acqua per la Marsica, cioè per quel luogo che fa produzione agricola insistente, resistente, quantitativamente importante, ma anche qualitativamente importante. E poi ancora, permettetemi, la Fondo Valle Sangro. È venuto Marchionne, gli hanno dato il guerriero di Capestrano, l'hanno nominato ambasciatore non so di quale dimensione. Quello ha chiesto semplicemente una cosa: fatemi la strada. Ed evitate che se i miei tir
che a centinaia partono al giorno da Atessa e scavallano la montagna di quadri per andare al porto di Napoli, non deve accadere che un sindaco pneumologo dica le micropolveri non consentono di farti passare, quindi ti fermi tu. Lui ha detto fatemi la strada, le varianti. Abbiamo finanziato con 190 milioni di euro questa strada. Non c'è stato uno della giunta, Andrea, Camillo, Lorenzo, Maurizio, Peppe, Luciano, quelli che stanno con me in regione, che ha detto quando dovevamo dire 190 milioni con un colpo solo per la Fondo Valle Sangro. Tu hai fatto il sindaco, con 190 milioni di euro ci escono grosso modo 8-900 fioriere, rotatorie e opere dell'inutile visibile. Noi abbiamo fatto quell'opera concentratamente finanziata, domani viene Del Rio alla Sevel a precisare quando è che esce il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale, con ANAS che si è dispiegata, componendosi con le nostre priorità. La Fiat ci ha chiesto questo, ma ce l'hanno chiesto anche le imprese della zona. La prossima botta la daremo al viadotto Barche. Intanto mo la faremo pitturare, quell'opera assurda, fatta male, cominciata peggio e lasciata a metà lì. Intanto la dipingiamo, perché deve essere un monumento all'irresponsabilità del passato, alla mancanza di cultura della programmazione. E poi lo romperemo. Intanto la dipingeremo e poi la romperemo, perché quello è esattamente come non si fa. Concludo, Matteo, con due sottolineature. Questa è la regione che non aveva la copertura digitale. 150 milioni ci ha dato il tuo governo. Giacomelli, Infratel, la regione Abruzzo che io quando vado a Roma vengo per pretendere copertura normativa e finanziaria di questi investimenti. E non ho trovato mai un atteggiamento riottoso che non voleva entrare nel merito. 150 milioni di banda ultralarga anche nelle zone industriali. Tutti i comuni sono coperti. Adesso si tratta di fare sì che quella infrastruttura abbia vita, non venga divelta, abbia la cura della manutenzione, cioè ci vuole il supplemento di premura di cui si deve fare carico chi ha ruolo pubblico. E chi sa che il denaro pubblico, quando genera l'opera, poi va tesaurizzata quell'opera e va mantenuta in efficiente attività di servizio. Matteo, questa è stata l'opportunità per noi per fare in modo che l'aeroporto d'Abruzzo si togliesse da una invalidità civile. E non è una mancanza di rispetto nei confronti di chi vive questa difficile condizione. Io ho un fratello con 3 tumori al cervello e so che cosa significa quando uno perde la piena abilità. L'aeroporto d'Abruzzo aveva il foglio rosa. Gli abbiamo dato la patente definitiva con le convenzioni definitive con gli enti vigilanti. Poi abbiamo trovato i vettori e poi abbiamo legittimato che i voli low cost potessero servire anche l'Abruzzo. E poi siamo venuti da te a spiegarti, e tu lo hai compreso subito, io ero terrorizzato di trovarmi un Presidente del Consiglio come due che ho avuto in passato, mi guardavano con gli occhi sgranati quando io dicevo, purtroppo due della mia parte politica, quando io ponevo il dramma del patto di stabilità ai tempi dei giochi del Mediterraneo. Per la verità c'era anche un'altra figura che adesso non voglio precisare, che oggi si discetta anche a scrivere di patto di stabilità. Allora riteneva che fosse addirittura non solo una irregolarità, ma addirittura una illegalità, ma non ne voglio parlare perché ho promesso non solo a me stesso. Due Presidenti del Consiglio che sgranavano gli occhi ruotavano per l'incomprensione e l'inadattamento a quel tema. Quando sono da te sul tema dei voli low cost, ti ho trovato proprio una infrastruttura a favore. L'inversione ad U sulla norma fiscale riguardante Ryanair e la piena legittimazione degli aeroporti minori, i quali se non funzionassero toglierebbero 3 milioni di voli l'anno al cielo europeo. Significa che l'Abruzzo tornerebbe ad essere la regione di Fontamara, caro Maurizio Di Nicola. Tornerebbe ad essere la regione dell'indebolimento e non della connessione. Questo governo ha fatto questo, ma basta, ci vuole adesso l'infrastrutturazione di quell'aeroporto. Ecco le risorse su quell'aeroporto. Permettetemi, abbiamo messo risorse per la Badia di Sulmona. Matteo,
Noi abbiamo delle città qui, Sulmona non c'è ombra di dubbio che è la città più bella d'Abruzzo, per fortuna che non ha il mare, perché sennò secondo me si poteva candidare anche con Firenze in una competizione che per le mura vinceva Firenze, ma con il mare probabilmente nasceva un paragone. Sulmona ha la Badia, luogo di formazione, di passeggiate peripatetiche di Celestino V, però stava lì, con cantieri sfiatati, che non arrivavano alla piena copertura del fabbisogno, 12 milioni di euro per l'abbadia. Adesso con un progetto ambizioso del che deve essere ospitato lì, c'è la sovrintendenza. Io ti devo ringraziare anche per un'altra cosa. Io e te abbiamo la stessa idea dell'aspettativa nei confronti del Ministero dei Beni Culturali. Cioè il Ministero dei Beni Culturali, che è il luogo di giacenza di sapienza, deve giocare a favore, organizzando una disponibilità amministrativa a condurre in avanti, e devo dire che adesso ci sono tutte le condizioni. C'è un bravo sovrintendente, c'è un bravo segretario regionale dei beni culturali che, quando c'è un'ambizione di una città o di un territorio, si dispongono per comporre e risolvere. Concludo, Matteo, con due annotazioni che a me stanno molto a cuore. Abbiamo fatto sì, per esempio, che la città di Teramo completasse la sua infrastruttura stradale più importante, il quarto lotto della Teramo Mare. Abbiamo fatto in modo che dall'Aquila si possa andare nelle sue altezze montane di montagna con una viabilità all'altezza. E qui ci stanno le risorse per fare in modo che l'Aquila si tolga dalla sua incapacità viaria. Domani a Del Rio io gli porrò un tema. La distanza L'Aquila-Pescara, che tanto litigio ha generato nel 1970, 80 e 90, finalmente la dobbiamo tematizzare. Faremo un progetto di qualità condiviso dai cittadini per fare in modo che tra L'Aquila e Pescara la percorrenza sia sostenibilmente praticabile. Abbiamo fatto in modo che all'Aquila ci fosse anche la vicinanza di una montagna di qualità come Ovindoli. Abbiamo fatto in modo che Passo Lanciano trovasse le coperture per svilupparsi. Matteo, noi ce la faremo a portare a inaugurazione queste opere. Ti chiediamo di continuare a stare dietro a regioni come l'Abruzzo, che hanno 1.320.000 abitanti, che hanno 1.720.000 abruzzesici nel mondo, che ha qualcosa come 154.000 imprese attive, 498.000 percepienti reddito da lavoro, 230.000 studenti, e considero studenti quelli che impiegano il cervello per prepararsi al futuro come cittadini di domani e di dopodomani, dai bambini delle scuole elementari fino all'università. Abbiamo bisogno che il governo del Paese non abbia in odio i territori. De Rita, che viene spesso anche in questa sala a farci giornate formative di approfondimento, ci ha spiegato che territorio viene da terreo e fa paura. Ma territorio è anche il luogo dei progetti, delle ambizioni, della tenacia, della formazione delle classi dirigenti, come è stato nel tuo caso. Io ti chiedo di stare vicino a questi territori, a questo territorio, un territorio che vuole fare patto, e abbiamo fatto patto con te e con il governo. Non vogliamo assistere passivi al fatto che i tribunali abruzzesi non abbiano il personale. A me non manca il coraggio. Avevamo e abbiamo 3, 4, 500 dipendenti in più in regione. E così è. Ci siamo inventati la procedura per dare in prestito il personale. Uno alla sovrintendenza dell'Aquila, ai tempi di Scoppola, e stanno ancora a lavorare lì, gratis, con disponibilità speditiva, senza la norma che consentisse questo, soltanto su via Pattizia. Secondo, l'abbiamo data ai tribunali su base volontaria, lo sa il procuratore della Corte d'Appello, lo sanno anche i presidenti di tribunale. Matteo, quella norma va concepita e insediata nel patrimonio ordinamentale, che faciliti il prestito, perché per il cittadino la pubblica amministrazione è una, è univoca, non ci sono gli spezzettamenti, ed è questa l'idea che nutre il tuo modo di fare, quando io ti ho vista all'opera sulla nuova legge Madia, ma anche sui tirocini riguardanti
le persone espulse dal ciclo produttivo che sono entrate al servizio dei tribunali. Noi abbiamo trovato le risorse all'FSE. Adesso una postura burocratica che blocca questo è inconcepibile, perché dietro quei procedimenti ci sono aspettative di cittadini da anni e l'affissione all'albo, un altro adempimento, non può ritardare il soddisfacimento di uno dei diritti fondativi del vivere della persona. Allora io ti chiedo, Matteo, è in istruttoria questa pratica, svegliala al Ministero, fai in modo che tutti siano sul tuo ritmo. Io ho una madre ed una moglie che non vogliono che io faccia politica. Mia madre, per quello che voi potete immaginare, per il dolore che ha dovuto vivere accanto a me, e mia moglie, grosso modo, per questo e forse per la totale mancanza di tempo che destino a casa. Però mi dicono, mia madre, insomma, è una donna di Sant'Eufemia a Maiella, che affida molte volte le sue espressioni al dialetto, e il dialetto, come diceva Pasolini, ha più carica significativa. Mi ha detto mia madre di recente, sapendo di questa... Intanto mi dice, ma andisti mai ferm? E qui si capisce. Se è per quis fall, se è per te fallo quello che c'è da fare. Ecco, io la metto in questi termini. Noi dobbiamo fare l'impossibile, l'Abruzzo lo merita, tu continua ad aiutarci. Presidente.